mascherina a questo punto di sedere sul palco, perché era una cosa di sospeso dal dottor Di Matteo, che è questa cittadinanza onoraria di Pinerolo, che è stato infatti chiedere da Salvatore Corsera qui, che dai un applauso che si può... È da tanto tempo che te l'ha assegnato, so che tu stai facendo collezioni, però sicuramente anche questo è significativo. Hanno manifestato tanto affetto, tanta passione, quando me l'hanno insegnato, mi hanno pregato di darlo e sono felice di potertelo dare io. Come sono felice stasera di vedere qui tanti giovani, tanti veramente, questo veramente mi riempie di gioia, perché ormai i miei anni cominciano a essere tanti. Sono 25 anni che cerco verità e giustizia, sono quasi ormai certo di non riuscire nel corso degli anni che mi restano da vivere a vedere affermata la verità, a vedere affermata la giustizia, però sono sicuro che ci saranno tanti altri giovani. Sono contentissimo che questo incontro sia stato presentato da tutti i giovani, da questi giovani di cui tanti di loro li incontrati negli incontri che continuo a fare nelle scuole, continuo a fare con i giovani. Io finalmente ho capito che cos'era la speranza di mio fratello, quando nell'ultimo giorno della sua vita scrive di essere ottimista e dice: quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. Ecco, questi giovani oggi sono adulti, questi giovani continuano a combattere. Io sono convinto che quando io non avrò più la forza di gridare, quando non avrò più la forza di chiedere verità e giustizia, ci saranno quelli che continueranno a sollevare per l'agenda rossa e continueranno a chiedere verità e giustizia.